Nerds presenta Spoiler News. E io parlate, tu vuoi parlare? Sto fatto che devi fare? Il fatto delle foto, cose. Vabbè, l'ingegnere sta... Sì, vabbè, ve lo confessiamo. Oggi qui in Radio Bonzo, via Cimarosa 10, non ci siete venuti a trovare, quindi vi state perdendo qualcosa di unico. Tutti i membri di Radio Bonzo sono qui e sono totalmente nudi. E l'ingegnere sta facendo loro degli scatti erotici. Quindi... Vabbè, non mette queste cose in mezzo. No, non erano quelle le fotografie che... Vabbè ragazzi, allora siamo nelle spoiler news e so che Dart ci voleva parlare di qualcosa che l'ha molto colpito questa settimana. Qualcosa che riguardava Harrison Ford, credo. No, ah Dart. Sì. Ah sì? No, dici. No, niente, vabbè, una piccola cosa, piccolo aneddoto. Harrison Ford si è schiantato col suo aereo privato. Ma quello si sa, sa non è volare, la prima volta, sì, è già la seconda volta che gli succede e non gli è successo niente. Infatti si dice che Indiana Jones è stato molto contento di aver interpretato Harrison Ford nell'ultimo film. Ah sì? Ah, c'è la battutaccia. Speriamo che non gli succeda niente, anche perché Harrison Ford sarà presente nel sequel di Blade Runner. Ecco, sempre per l'idea che bisogna rovinare tutto. Sì. Poi ricordiamo che Indiana Jones, com'era la cosa? Volare sì, atterrare no. Atterrare no, esattamente. Quindi vestirà proprio i panni di Rick Deckard. Ancora? Sì, esatto. Che ne so io. Comunque le riprese inizieranno all'estate 2016, quindi tutti quelli che fossero interessati ad essere scritturati per le riprese. Sì, parteciperei anche tu, ingegnere. Certo, ovviamente. Per quale parte di la mattonella. La mattonella. Ho fatto la mattonella. Un ruolo più di spessore, insomma, stai cercando. Sì, ecco. Esatto. E quindi vedremo. La direzione è di Denis Villeneuve. Famosissimo, il grande che ha anche girato 10 tulipani in una notte viola. Non è oppure vero. No, come è vero? Ah, sì. Sì, 10 tulipani in una notte viola. Film bellissimo che racconta la storia molto complessa di una coccinella che scopre di essere un maschio e quindi rimane traumatizzato da questa cosa. Sai, la coccinella si associa al mondo femminile. E poi c'è stata una cosa simpatica, riprendendo quello che, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, cioè della purtroppo prematura scomparsa di Leonard Nimoy. Dallo spazio arriva un saluto. Sì, sì. Spock. Era detto che era tornato dalla stazione spaziale internazionale. Uno degli astronauti, Terry Virts, ha postato su Twitter qualche giorno fa il saluto del vulcariano con alle spalle praticamente la Terra. Quindi si vede proprio la Terra. La potete cercare questa foto, Terry Virts. Sicuramente vi comparirà, quindi si vede alle spalle proprio l'oblò della stazione spaziale con la Terra in fondo, quindi molto carino. Come omaggio appunto al... Sempre per rimanere in tema dell'ambito scientifico, comunque parlavamo della stazione orbitale Mir, una notizia che invece viene dal mondo della chimica che a molti potrà interessare. Recentemente il capo ricerca per le nuove tossine del governo britannico è stato espulso dal suo posto di lavoro perché se n'era uscito con una dichiarazione piuttosto simpatica dicendo che l'LSD, la cannabis e la cocaina non fanno affatto male, il vero problema è l'alcol. Come l'hanno sentito dire questo, hanno fatto un po' di controlli e l'hanno scoperto positivo a tutte e tre le sostanze. Detto ciò, l'hanno espulso, ma ha continuato a lavorare su un progetto con dei finanziatori privati e hanno intenzione di immettere sul mercato praticamente una nuova droga che è stata ribattezzata Alcolil ed è una piccola pillola che ti permette di essere ubriaco, è alcol sintetico praticamente questa pillola, senza però subirne gli effetti negativi del post sbornia. Si sta tentando di capire se si può immettere, se verrà classificata come droga e quindi non commercializzabile, potrà essere commercializzata. C'è un Beppe comunque qui in cabina con noi, voleva ciao, dire una Beppe, cosa riguardo. Salve, Beppe. Bella, Beppe. Che bello. No, dicevo, questo prodotto sicuramente è stato preso d'occhio dalla Cascione Group, immagino. Sì, sì, presumo di sì, sembra uno dei tanti prodotti della Cascione Group e nonostante ciò come si chiamava? Un prodotto come reale. Si chiamava? Alcolil. Vedi? Cioè, è proprio della Cascione Group. È incredibile, ma la notizia è reale e noi l'abbiamo fatta la pillola che dipende. L'abbiamo fatto veramente. L'abbiamo fatto veramente prima nulla.
non hai capito cosa dire, ci hanno rubato l'idea, l'hanno messo in ci sono i microfoni, a parte quelli che teniamo qua. Ah, quindi qualcuno vi ascolta? Sì, sì, il governo britannico. Il governo britannico ascolta. Ascolta noi, e vedi, hanno realizzato questa fantastica. Salvi la regina. Secondo me ascoltano dall'Inghilterra, loro ascoltano soltanto le spoiler news, perché sentono la sigla prima, che sembra quella di Radio Londra quasi. Qui Radio Londra. Allora si aspettano un comunicato magari. Siamo ancora in tensione proprio noi con i britannici. Ma Nicelia ci vuoi parlare del nuovo Joker? Abbiamo ritirato le truppe dalle dopo. Quando è successo? Aspettate, ma Nicelia ci voleva parlare del nuovo Joker? Sì, perché in Suicide Squad, squadra suicida di Susanna David Ayer, ci sarà Jared Leto che farà il nuovo Joker. E quindi praticamente di Batman. Sì. Del nuovo capitolo. È di Joker. L'ennesimo. Però stiamo parlando di Joker. Ah, ok. Mica di Batman. E appunto Jared Leto che si è praticamente cambiato completamente volto proprio per interpretare il Joker, tra cui anche, cioè si vede una foto molto famosa in cui lui è ossigenato. Ah, ma tu per questo ti sei fatto biondo? E si è tagliato. Perché voglio ricordare ai nostri ascoltatori che l'ingegnere è biondo attualmente. E, diciamo, le sue dichiarazioni sono che vuole creare un personaggio tutto suo, quindi senza copiare le vecchie versioni del Joker, quindi si vorrà allontanarsi il più possibile appunto da quelle vecchie interpretazioni e creare un Joker differente. Lui l'ha dichiarato, più comico e cerebrale che mai. Questa quindi alla Nicholson, sì, che si sta distanziando tantissimo. No, non è vero, no, quindi sarà un Batman verso no. vedremo. E comunque l'uscita è prevista di Suicide Squad nell'estate del 2016, quindi l'anno prossimo. Le riprese, diciamo, sono in fase proprio, stanno per essere prese. Le riprese stanno per essere iniziate. A te quando è che ti vengono a prendere? Non lo so. Speriamo presto. Abbiamo fatto richiesta. Purtroppo l'astronave madre sta tardando. Ci deve filmare chi tiene il suo accompagnamento. Si è fatto la barba per fare il Joker. Io mo mi tengo la barba, può darsi che serve la controfigura. Me la taglio appena. Ti chiamano. Ma firma di Lobo. Noi possiamo richiudere l'ingegnere, lo possiamo chiudere. Sì, sono convinto anch'io. Dobbiamo richiuderlo da qualche parte sicuramente. Noi abbiamo pubblicato tutto quel bordello, abbiamo pubblicato un paio di vignettine. Ah, ok, quindi se andate sulla pagina del nostro evento, ovvero The Power of Lens, o sulla pagina di Radio Bonzo, o sul sito di Radio Bonzo. Il sito di Radio Bonzo non l'hai messa? No. Vabbè, ingegnere. Le metteremo, ingegnere, sbagli sempre. Le metteremo, bene. Per il Webber, che come chi ormai ci ascolta un poco sa, è un po' la rubrica delle cavolate che si possono trovare in internet, più o meno autorevoli, ho deciso di pubblicare la prima immagine che vedete, è quella dell'idiota della settimana, ovvero personaggi che attualmente sono sicuramente morti. Ma quello è un palazzo. Sì, esattamente, la e prima purtroppo immagine non è Matteo Salvini. No, purtroppo non è Salvini, questo è sicuro. Quello è un palazzo, quello è un attico, no? Esattamente. E quello sulla l'attico cos'è? Sto tentando di descrivere la scena. C'è questa immagine, se l'aprite vedrete questo enorme palazzone, e sul terrazzo di questo palazzone, proprio attaccato all'angolo, c'è un tappeto elastico di quello che serve per fare i salti. Siamo più o meno al decimo piano di un palazzo e dei simpatici ragazzotti americani, poi dici perché gli americani sono idioti, hanno deciso di giocare così a vedere chi schiatta prima giù dal sono palazzo. Morti tutti, sì, credo che dopo questa fotografia scattata esista più nessuno. Ecco, di questo genere, quanta gente è morta dopo quello scatto, ne metteremo qualcun altro nelle prossime settimane. Invece, se scorrete, troviamo qualcosa di, a parer mio, ancora più anomalo e demenziale. Ecco, cos'è? È una tendenza che partì dagli Stati Uniti per una mostra di questo grande e presunto fotografo che viene pagato fior di milioni per uno scatto, ragazzi. Veramente viene pagato tantissimo. Questo scatto, ad esempio, è stato pagato $150,000. Cosa rappresenta questo scatto? È una donna nuda con una gallina sulle spalle. Ora, perché? Perché c'è tanta gente. Aspetta, inventato... o una gallina nuda con una donna sotto? Anche, è plausibile. Cosa una gallina ha fatto? Con una donna sulle palle. Prende e offerto un servizio fotografico per i possessori di animali domestici, però ritraendoli nudi. Quindi non solo la ragazza qui nuda. Entrambi. Non solo la ragazza qui possiede una gallina come animale domestico, il che già è strano, ma lui, dopo questa brillante richiesta, ha detto: ma ok, allora ne faccio una vera e propria attività.
Ma la cosa più triste è che dovremmo aspettarci una foto dell'ingegnere nudo con il suo cane. Sì, infatti gliel'ho proposta. Tu detto non hai un animale domestico, Beppe? Io, Hai il ciuccio. Sì, cioè, no, in realtà mio fratello maschio. Ne aveva uno. Ah. Tuo fratello aveva un ciuccio maschio, sì, ovvero asinello tradotto per voi che ci ascoltate dalla Val Brembana. Non ci ascolta nessuno. Come no? Vabbè, tre amici che ci ascoltano. Come si chiama? Spazio. Matteo Salvini e Matteo Salvini. C'è Naruto, ragazzi. C'è, la sigla c'è Naruto, è venuto a trovarci. Andiamo.